Allora, chiediamo alla maestra come si trova a Conversano? Beh, la mia seconda città, quindi bellissimo. Allora la facciamo stare, rimanere qua, la sequestriamo. Non so, quelli di Verona cosa pensano. Si arrabbiano quelli di Verona, ma Verona, a Giulietta, basta Giulietta, Verona. A me basterebbe Romeo, no? Buona questa. Giulietta non me ne potrebbe fregare di meno, Romeo, uno pensiero ce lo fa. Tra l'altro è un imbroglio, Giulietta non era di Verona, ma era di Udine. È così. Va bene, non c'è da dire parole sulla nostra banda qui, che ci fa sognare. Facciamo di corda del gelo. Sì. Questo concerto chiaramente è molto importante per noi e per la banda perché è un po' una ripresa dopo un anno e mezzo di fermo. Quindi riprendere non è facile perché chiaramente l'organizzazione è molto complessa, quindi è stato molto difficile. Ci teniamo a esserci, quindi con un po' di sforzo siamo riusciti a essere qui. Un ricordo molto, molto forte, molto importante per Gelo Chium, il nostro professore che ha guidato egregiamente l'associazione Piattoni facendola crescere. E dandola in eredità al nostro grande Matteo, che faccio i complimenti e ad Amaio da sempre a crescere questa associazione con l'aiuto anche dei maestri delle bande del Nord. Saluto il maestro della Ross affettuosamente, che è un grandissimo maestro di banda e che lavora a favore delle bande, della crescita delle bande, per tutto quello che significa la banda anche al nord, che è un po' diversa rispetto a quella della nostra tradizione, però che comunque sono sempre momenti di grande musica e raccoglie tanti musicisti e anche giovani musicisti, studenti, non studenti, quindi con la possibilità di una grande crescita professionale che la banda offre. Quindi un saluto a Ruggero che sicuramente ci sta ascoltando su qualche stella e a Domaiola, a Matteo. Grazie. Allora, facciamo riposare ancora un po' perché anche la maestra deve riposare. E aggiungiamo, visto che si sta parlando di saluti, abbiamo parlato del primo presidente, dell'ultimo presidente. Prima ancora c'è stata la signora Scarpelli, che anche lei l'abbiamo persa. E poi ci sono anche altri personaggi che io ho visto quando sono andato a Roma, se, mi sono reso conto, sono stati i fondatori dell'archivio, per esempio, Antonio Bolognino, Donato Fanelli, ma dobbiamo andare avanti chissà quando. Io dico bravi tutti i soci, anche quelli che vengono, danno solo la quota e poi non vengono. E lo fanno per amore, perché sanno che l'associazionismo è questo. Infatti noi ci distinguiamo da altre associazioni, ce ne sono tante altre come noi, per carità, ci distinguiamo perché noi diamo, cioè non è che viviamo dell'associazione, l'associazione non serve a noi per vivere, siamo noi che diamo, tutti i soci che danno all'associazione tempo. Lasciamo le famiglie, diamo soldi in qualsiasi momento, perché? Perché amiamo questo e perché sentiamo la vicinanza di voi che venite e diamo un servizio alla città. Adesso che Conversano si propone come città della cultura, e per esempio dobbiamo tutti fare uno sforzo enorme, perché se lo facciamo tutti i cittadini di Conversano, come ha fatto Procida, pur essendo una piccola città potremmo vincere, ma dobbiamo farlo tutti insieme con sacrificio. E quindi facciamo riposare ancora,
salutiamo il presidente della cassa della nostra banca cittadina, Antonio Tonino La Ruccia. Prego. La banca del credito cooperativo ovviamente sta sempre vicino alle associazioni e ancora di più lo sarà Antonio, che è un nostro amico. Vogliamo fargli dire qualcosa ad Antonio? No, non deve parlare. È così. Facciamo dire qualcosa al nostro tesoriere. Siamo andati a Taranto sabato scorso e mentre l'organizzatore ringraziava la Banca Popolare di Taranto, intervenne il presidente: devo ringraziare io a voi, perché voi mi date la possibilità di sviluppare l'arte, di sviluppare. Ecco, caro presidente, quindi non è che lo facciamo per noi, lo facciamo per voi, cioè se la Banca Popolare, come sale, eccetera, eccetera, non ci sostiene, perché l'anno scorso non abbiamo avuto concorrenza, e diciamo che i mezzi sono quelli che sono, perché qua il presidente la croce l'ha voluta e non può. Vabbè, è vero, le casse, le banche di credito cooperativo, casse popolari, tutte sono delle cooperative e nascono proprio per aiutare il territorio, per aiutare tutte le aziende, tutti i lavoratori, ma anche la città, la cultura, l'associazionismo, aiutare. Quindi queste banche sono benemerite per questo. Tonino conosce bene questo ambito e quindi sicuramente farà bene, noi lo aiuteremo anche, perché ha bisogno anche del sostegno morale per fare il suo lavoro, che non è semplice. E quindi gli auguriamo buon lavoro. A questo punto facciamo l'applauso, sì! E adesso introduciamo un'altra nota. La nostra associazione, purtroppo, i suoi soci stanno andando avanti negli anni e non vengono rinforzate dai giovani. Allora noi abbiamo fatto questa sera una joint venture, un accordo con un'altra associazione. Chiamo il vicepresidente e così ci spiega cosa fa. Cioè, è un'associazione che è nata l'anno scorso. La prima cosa che ha fatto, ha pensato di come salvare le tradizioni. E questa sera ha aiutato noi a organizzare questo con la ripresa anche di Facebook, e adesso lo chiamo Amedeo, venga qua e spiega ai signori la vostra associazione. Buonasera a tutti, io sono Amedeo Creatore, stasera rappresento l'Associazione Culturale Menti Pensanti. Quindi vi porto appunto i saluti a nome dell'Associazione Culturale Menti Pensanti. Quando Matteo Russo ci ha proposto di collaborare all'organizzazione di questo evento, abbiamo subito accettato, perché ci siamo resi conto che effettivamente c'era unità di intenti, nel senso che la nostra associazione nasce alla fine dello scorso anno da un gruppo di ragazzi e ragazze, appunto con l'intento di voler valorizzare il nostro territorio, perché è pieno di storia, di tradizione, di cultura che va appunto valorizzata e va rinforzata soprattutto. Ed è per questo che lo vogliamo fare appunto con eventi culturali, insomma, legati appunto al mondo della storia del nostro territorio, non solo di Conversano ma dell'intera Puglia. E appunto questo progetto si sposava molto bene con la nostra associazione, visto appunto la tradizione bandistica di Conversano, che appunto, come diceva bene prima Matteo Lo Russo, prevede non solo una sola associazione, ma ce ne sono di più, e quindi questo è assolutamente un patrimonio da valorizzare e da cercare, insomma, di portare sempre a livelli ancora più alti. Quindi noi abbiamo accettato subito questa opportunità e riteniamo anche che appunto siamo un'associazione fatta solamente da ragazzi, giovani, insomma, in realtà quelle di ventenni,
e noi crediamo che sia fondamentale coadiuvare la valorizzazione del territorio con le giovani energie, perché noi giovani generazioni abbiamo un patrimonio alle nostre spalle che dobbiamo conoscere e valorizzare. Se non si conosce non si potrà apprezzare al meglio tutto quello che ci circonda, quello che ci ha da offrire Conversano e tutto il nostro territorio. E quindi lo vogliamo fare attraverso progetti che parlino ai giovani, quindi questa serata deve essere uno strumento anche per far conoscere ai giovani la tradizione bandistica conversanese, e lo facciamo soprattutto sponsorizzando questo evento sui nostri canali social. Ci sono già stati anche altri eventi, durante marzo di quest'anno abbiamo realizzato un evento interamente online, purtroppo viste le restrizioni dovute alla pandemia. Abbiamo organizzato un evento focalizzandoci sui riti della Settimana Santa attraverso molto appunto radicati nella comunità conversanese, e abbiamo organizzato degli interventi video riepilogativi e rievocativi per far conoscere forse un po' meglio alle giovani generazioni quello che accade durante la Settimana Santa a Conversano. E continueremo, questo è un altro tassello molto importante del nostro percorso. Abbiamo un altro evento che si terrà il 26 settembre nella zona del lago di Sassano, per cercare di ridare vita ad un luogo che merita tanto, appunto quello del lago di Sassano. Quindi un invito anche rivolto a tutti quanti voi a partecipare. Io ringrazio ancora Matteo Lorussa e l'associazione Biantoni per il lavoro che svolgono da tanti anni, e speriamo di poter valorizzare sempre di più tutto questo patrimonio. Grazie e buona serata, buon ascolto da parte mia e della nostra associazione culturale. Grazie. Bene, grazie ai nostri amici giovani che cercheranno di rinforzare la nostra associazione. Adesso invece ci sono i giovani della banda Piantoni, pronti, forti e generosi, e andiamo con Rossini, Barbieri di Siviglia. Faranno la sinfonia, e sapete, lì c'è proprio la musica travolgente di Rossini. Poi faranno l'Atto al Factotum, in cui c'è il crescendo rossiniano, fantastico, anche con i movimenti, qui non li vediamo però, li immaginiamo, e poi c'è una voce poco fa, la leggerezza, la dolcezza. Rossini è grande per questo, qualcuno dice che è più grande di Verdi, però io penso che in questo caso non bisogna mettere uno, due, tre, sono grandi insieme. A voi Rossini, siete pronti? La maestra vedo che è pronta. Se gli facciamo un applauso, arriva di corsa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Avete sentito la specificità delle nostre bande da giro, il solista che sostituisce la voce dei cantanti, è una specificità tecnica che non dobbiamo perdere. Questa è proprio una cosa specifica, dico il maestro. Adesso invece il trovatore, ah sì, ben mio. Thank you.
E adesso ancora Verdi con Va pensiero. Thank you.
che maestra abbiamo noi, vero? Però non è la donna di Verdi, la donna immobile, e fu cattivo Verdi con questa. Comunque adesso sentiamo la donna immobile e della figlia dell'amore. Thank you.
Thank you.
un altro grande, Bellini, con Castadiva, vi ricordate? Maria Callas la Grande, la dolcezza di questa musica. Ovviamente la Castadiva è la luna. Thank you.
Torniamo a Rossini con Passo a 6. Immaginate un gran ballo, essendo Guglielmo Tell, dopo ci sarà la gara di tiro. Thank you.